aspettando il Natale in RSA di Villa Dorotea. Hanno bisogno di assistenza, ma soprattutto di affetto, ed allora la RSA Villa Dorotea ha voluto regalare una giornata di festa a tutti i suoi ospiti. La struttura. Gli anziani, molti di loro, non possono tornare a casa per il Natale e così l'amministrazione ha organizzato una giornata molto speciale. Un mondo fatto d'amor, sono tu. La RSA Villa Dorotea è una delle strutture di eccellenza della nostra provincia, che ospita più di 50 anziani di questo territorio, e non solo una struttura che ormai è un punto, un fiore all'occhiello della nostra provincia, gestita da tanti anni, che offre appunto ai nostri anziani di questo territorio un servizio di eccellenza, e proprio qui nella nostra città. Sotto appunto la direzione impeccabile della cooperativa San Rocco, che da anni investe appunto sul sociale, riuscendo appunto ad offrire un servizio di alta qualità. Sono persone fragili che hanno bisogno di affetto, di amore, quell'amore inteso come rivelazione di Dio, spiegato durante la messa celebrata dal parroco Don Gaetano Chibuezze. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Io guardavo questi anziani proprio negli occhi. Ho visto gli occhi proprio che brillano di luce, di quella luce che segnava la loro infanzia, la loro giovinezza, che segnava il loro matrimonio, che segnava anche la loro educazione, che loro hanno preso cura dei loro figli, dei loro parenti, proprio così. Vedendoli, guardando negli occhi, che loro che stanno qui, proprio acciaccati nella malattia, ho visto proprio il peso dell'amore, perché questi anziani, questi uomini e donne che vivono qui proprio, sono carichi di amore, hanno proprio tanto da dare, perché basta guardarli negli occhi, si capisce che cos'è la vita. Non hanno mai avuto pretese di che cosa, da che cosa proprio. Ci stanno dicendo che davvero bisogna vivere la vita secondo quello che è la vita, amarla. La vita davvero è bella in qualsiasi stagione, è sempre una meraviglia, uno splendore, anche quando sei ricoverato in un istituto, non sei abbandonato, ma lì puoi dare tanto, soprattutto quando un giovane ti viene a trovare, proprio un giovane che vedi questi anziani che li prendono per mano, che li sorride, che cercano di dare un bacio proprio a questi giovani, mostrano proprio che l'amore è davvero l'unica cosa che c'è, che c'era e che rimane. Auguri a tutti. Auguri a tutti. A tutti quanti. Tutti quanti. Che cos'è il Natale per te? La pace del mondo. Il Natale è nato Gesù e ci ha salvati. Almeno si spera che ci salvi da questa guerra. Natale è una cosa meravigliosa. Amore. Pace del mondo. Amore e amore. Auguri ai nipoti, ai figli, a tutti quanti. Tanti auguri. Auguri, auguri. Tanti auguri a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale, auguri. E buon Natale a tutti quanti. Auguri e buon Natale.